Cari fratelli e sorelle, procuratevi questo rosario di riparazione e pregate. Chiedete la pace, chiedete perdono per tutte le sofferenze che si procurano a Gesù Eucaristia, perché la Madonna mi dice: Gesù Eucaristia sarà colpito. Faranno del male a Lui, faranno del male al Papato, l'Eucaristia soffrirà. La Madonna ci avverte: si cambierà la consacrazione, si ridurrà l'Eucaristia a un simbolo, si cambierà la transustanziazione. L'Eucaristia porterà il marchio, l'impronta di Lutero, perché la Madonna è venuta per l'Inghilterra. E vediamo in Inghilterra come è considerata l'Eucaristia, come l'Eucaristia non abbia lo stesso significato che ha nella Chiesa Cattolica. La nostra unità sarà la nostra forza, il nostro baluardo, il nostro scudo contro tutto ciò che potrebbe minacciarci. E la Madonna ci chiede di essere uniti gli uni agli altri, qualunque sia il nostro colore, qualunque sia la nostra cultura, per unire le mani e diventare una forza. E la Madonna dice che la nostra unità sarà un segno forte per la Chiesa. Cari fratelli e sorelle, cari amici, ovunque voi siate, ovunque mi stiate ascoltando, guardate l'immagine della Madonna, sentirete la pace nel vostro cuore, baciate l'immagine della Madonna, un cambiamento avverrà in voi. La Madonna nei suoi ultimi messaggi ha chiesto un colloquio per la pace. Cari fratelli e sorelle, cari amici, la pace è una necessità, è vitale per la sopravvivenza dell'umanità. Vi invito dalla Francia, dall'Ordine Romano di Maria Regina di Francia a prepararvi, ad avvicinarvi, a dare il vostro sostegno affinché si possa realizzare questo colloquio per la pace. Vedete tanti paesi che sprofondano nella guerra e anche le conseguenze, esodi, carestie, malattie, e nessuno riesce a trovare una soluzione per la pace, perché la pace costa. La pace richiede umiltà. La pace richiede sacrifici, la pace richiede riparazione. E la Madonna con i suoi 18 punti per un piano di pace ha la soluzione. Dobbiamo incontrarci di nuovo, qualunque sia la nostra cultura, la nostra lingua, la nostra nazione, che siamo cristiani d'Oriente ed Occidente, dobbiamo incontrarci di nuovo in Francia, il più presto possibile. Faccio un appello urgente e solenne. Incontriamoci in Francia per questo colloquio per la pace. E parliamo dei 18 punti indicati dalla Madonna. E se realizziamo questi 18 punti, ci sarà la pace. Per questo venite numerosi. Non dite che la pace è affare dei governanti, che non è affare nostro. La pace ci riguarda come cristiani, come battezzati, come figli e figlie di Dio. Come figli e figlie della Vergine Maria vogliamo la pace. Il mondo non può continuare su questa strada. Basta guerra. Basta morti, basta sofferenze. Svegliamoci, cari fratelli e sorelle. Non restiamo più immobili, inattivi, passivi. Apriamo le porte, usciamo dal nostro confinamento, dal nostro isolamento e diciamo che vogliamo la pace e siamo pronti a lavorare per la pace, non con le armi da guerra, non con bombe, non con i cannoni, non con i carri armati, non con gli aerei, non con le munizioni, non con le granate. Non con le armi nucleari, no, solo con il rosario. Raccogliamoci attorno alla Madonna della riparazione, attorno a questa madre amorevole, perché venga la pace. Non rimandiamo più, non rimandiamo più. Tante persone hanno perseguitato il grande messaggio di riparazione. Ci sono stati tanti tradimenti, tanto male fatto, ma la Madonna è ancora lì. Volevano farla tacere, ma nessuno può fare tacere la Madre di Dio. Per questo tempo che stiamo vivendo, che è storico, quello che stiamo vivendo è storico. La Madonna ha annunciato la morte della Regina Elisabetta, la morte di Sua Santità Papa Benedetto XVI. Tutti questi eventi sono storici e stanno cambiando il mondo, cambiando la Chiesa. Non lasciamo che questi cambiamenti ci travolgano. Vediamo come il mondo da tutte le parti stia ribollendo di rivolte. In Francia, Iran, Gerusalemme, Cina, India. Il popolo si alza per dire no. Non basta alzarsi e gridare. Bisogna pregare. La Madonna ha chiesto che la sua immagine andasse in Ucraina.
se l'Ucraina avesse ascoltato, sarebbe stata protetta, così come molti paesi del lato orientale della NATO. E vediamo ora come il conflitto si stia spostando e scivolando verso l'Europa, verso il Mediterraneo. Ascolteremo? Lasceremo che un fiume di sangue soverchi il mondo? Non restiamo più inattivi. Cari fratelli e sorelle, con la preghiera, con i nostri sacrifici, con la penitenza davanti a Gesù Eucaristia, facciamo di tutto per cambiare il corso della storia, il corso del tempo. Torniamo a ciò che è essenziale, torniamo a ciò che è importante, torniamo a ciò che è vitale e facciamo di questo tempo un momento propizio per rinnovare la nostra visione, la nostra consacrazione, la nostra donazione alla Madre di Dio che è diventata nostra madre ai piedi della croce. Siamo nati ai piedi della croce e non dobbiamo lasciare senza risposta i messaggi della Madonna. Dobbiamo dare il nostro assenso e metterci a disposizione di Dio per essere strumenti del grande messaggio di riparazione. Vi invito a lavorare con noi. Che tu sia un cardinale, un vescovo, un sacerdote, un religioso, un seminarista, un laico, un uomo, una donna, un bambino, una coppia di sposi, ovunque tu sia, chiunque tu sia, qualunque sia la tua confessione orientale o occidentale, ti invito a lavorare con l'Ordine Romano di Maria Regina di Francia affinché insieme possiamo essere vittoriosi su un male che cerca di rovesciare, distruggere e destabilizzare tutto. Cari amici, cari fratelli e sorelle, cari romanisti, ci sarebbe tanto, tanto da dire. Avrei tanto da dire su questa apparizione che è profetica, escatologica, messianica. Come San Giovanni Battista ha annunciato la venuta di Gesù come precursore, la Madonna ha scelto me come precursore, come nuovo Giovanni Battista per annunciare la venuta di Gesù. Con l'avvento di un grande monarca, un grande papa, saremo molto vicini alla seconda venuta di Gesù Cristo. Non possiamo scappare dalle croci che arriveranno sulle nostre spalle, che verranno a demoralizzarci. Dobbiamo continuare a confidare nelle promesse della Madonna, a confidare nelle parole che ci ha dato e ne usciremo più maturi, ne usciremo rafforzati, ne usciremo uniti. Vediamo il mondo andare sempre più a fondo con le leggi sempre più spregevoli, leggi contrarie alle leggi di Dio. Qui in Francia e in tutto il mondo le leggi ci vengono presentate come una buona morale, leggi degne di buona morale, ma pur essendo leggi, pur dovendo rispettare i governi e le leggi che regolano il buon vivere insieme nella società, dobbiamo anche dire che fanno male a Gesù, che offendono la Madonna, che queste leggi non servono alla nostra santità. Vediamo questo vento modernista che soffia nella Chiesa e pensiamo che con un tempo modernista attireremo molte anime, conquisteremo molti cristiani. Ma no, ci sono più danni che benefici. La Madonna piange e soffre, il suo cuore continua ad essere trafitto dalle spine, come ci ha mostrato al Cristo re a Fatima, come attraverso le lacrime di sangue a Manduria. La Madonna soffre perché noi siamo sordi, siamo reticenti, siamo disobbedienti. È venuta a benedirci, a salvarci, perché stiamo annegando. Siamo in una barca che sta affondando, una barca con un timone, ma senza nocchiere. Nessuno che lo tenga, questa è la realtà. Stiamo andando alla deriva e la Madonna vuole salvarci da questo naufragio. Sta a noi, soprattutto in questo tempo di Quaresima, gridare misericordia, perdono e dire: Maria, Nostra Signora della Riparazione, che sei la nostra madre, la nostra fiducia, la nostra speranza e la nostra salvezza. Un titolo importante che contiene qualcosa di simbolico per i tempi finali. Non abbiamo paura di usare la parola fine dei tempi, perché è la fine di un tempo e l'inizio di un altro. Siamo veramente alla fine dei tempi e non ancora alla consumazione dei secoli. E l'invocazione Maria, Nostra Signora della Riparazione, Madre mia, fiducia mia, speranza mia e salvezza mia, questa invocazione contiene qualcosa di simbolico, di particolare, di singolare per i tempi che stiamo vivendo. Cari fratelli e sorelle, cari amici, voi che mi ascoltate, che mi sentite, che mi dite, che cosa mi chiede la Madonna
Che cosa posso fare? Dove sono per la Madonna? Potete diffondere la sua immagine, portare la sua immagine in ogni casa, diffondere i suoi messaggi, diffondere i suoi sacramentali, far conoscere la sua apparizione, far conoscere la devozione alla riparazione, far conoscere il suo cuore immacolato, parlare di queste immagini che è importante, un'immagine miracolosa. Chi avrà l'immagine della Madonna in casa, una candela accesa, e chi pregherà ogni giorno davanti alla Madonna, la vedrà apparire. Questa è la promessa che la Madonna mi ha fatto, che si vedrà in molti luoghi del mondo e che là si vedrà nell'oasi di riparazione, sulla via dolorosa Mariana, per consolarmi di tutti i miei anni di sofferenza e di tutte le lacrime che ho versato. Fratelli e sorelle, questa è la manna del XXI secolo. L'immagine della Madonna, questa manna in senso spirituale, come abbiamo visto nel tempo del deserto con il popolo di Israele, questa manna che consolava, nutriva, sosteneva, è l'immagine della Madonna e dei suoi sacramentali che si fanno nutrimento, dissetano, placano la nostra fame, arricchiscono la nostra spiritualità.